Buongiorno ragazzi, ben arrivati e bentornati sul mio canale. Eccoci di nuovo qua con la rubrica relativa ai libri letti nell'ultimo periodo. Allora, in quest'ultimo periodo, cioè quindi a partire dall'ultimo video relativo ai libri, ne ho letti altri tre di generi diversi. Due sono dei gialli e uno è un romanzo. Dei due gialli, uno è un romanzo, l'altro invece è un'antologia di racconti. E allora, iniziamo non in base a come sono stati letti temporalmente, ma in base al gradimento che hanno suscitato in me. Quindi partirò, diciamo, da quello che mi è piaciuto di meno. Allora, se guardo è perché come al solito ho il mio quadernino con gli appunti. Visto che è passato un po' di tempo e ne ho letti tre e quindi la memoria mia non è il top. Allora, ritorniamo al discorso. Per quanto riguarda il primo libro di cui vi parlo, che poi in realtà è quello che ho letto per ultimo, è da un indice di gradimento dal mio punto di vista basso, è questo. Che si intitola Vacanze in giallo di casa editrice Selerio. Non è grossissimo, sono 292 pagine ed è un'antologia di racconti. Premetto che io non amo molto le antologie. Però, diciamo, sono stata un po' affascinata dalla copertina, volevo uscire un po' dalla mia zona comfort. Alcuni degli scrittori li conoscevo, avevo letto già alcuni romanzi loro e mi erano piaciuti e quindi ho voluto sperimentare. Gli autori di cui sono stati inseriti i racconti. E sono il primo, non so se lo pronuncerò correttamente, è Ghimenez Bartlett, Malvaldi, Manzini, questi due già li conoscevo, Ricami, Robecchi e Savateri. Ecco, vi faccio vedere che così è meglio di tutto. Allora, che dire? Sono sei racconti, sono sei racconti molto molto leggeri. Dal mio punto di vista, forse sono un po' troppo brevi, quindi non danno neanche il tempo di entrare dentro, diciamo, l'atmosfera del giallo. E io avrei magari fatto dei racconti un po' più lunghi e meno racconti, anziché sei brevissimi quasi, perché hanno una media di 30-40 pagine l'uno. Ne avrei fatti quattro un po' più lunghi, ma questo, ripeto, è un mio punto di vista. Ripeto, è molto leggero, ma veramente leggero, leggero, leggero. Non ci sono scene cruente, si legge velocemente. Sì, una lettura soft, però, ripeto, a me non ha lasciato niente, nel senso, o lo leggevo, non lo leggevo, mi dispiace, ma sì, questa è un po' la mia opinione, ecco. Però, ripeto, scrittori validissimi, io ho letto dei libri completi, diciamo, sia di Malvaldi e di Manzini, ottimi libri. E nel racconto, diciamo, ripeto, si perde probabilmente l'atmosfera del mystery e quindi, secondo il mio parere, lasciano poco. Però, ripeto, sotto l'ombrellone o se non si vuole appunto fare una lettura, pesante, questo è ottimo. Ok? Bene.
Il secondo libro di cui vi parlo è intitolato, questo non ce l'ho fisicamente perché l'ho preso in prestito in biblioteca, quindi ve lo faccio vedere dal tablet. Il secondo, che poi io l'ho anche letto per secondo, è La ragazza del collegio di Alessia Gazzola, che fa parte sempre della saga dell'allieva. Questo, se non erro, è l'ottavo libro di questa saga, libro Casa Editrici Longanesi, edizione 2021. Anche questo non è un libro grossissimo, 292 pagine, ormai tutti conosciamo lo stile della Gazzola, quindi molto fluido, leggero, divertente come libro. Anche qui abbiamo i classici due temi in parallelo che proseguono in tutti gli otto libri della saga, che quindi uno è il filone della storia amorosa tra i due personaggi principali, che sono Alice Levi e Claudio Conforti. In questo libro si denota notevolmente, diciamo, lo sviluppo della maturità del personaggio di Alice, e secondo me anche troviamo un Claudio Conforti un attimino più morbido, e dove manifesta quella sua parte emotiva, che nei libri precedenti invece, diciamo, non manifestava, ma che molto probabilmente era nascosta. Quindi, ripeto, questi due filoni proseguono. Troviamo, come sempre, il vicequestore Caligaris, che approfitta sia della professionalità come medico legale di Alice, ma anche del suo intuito e della sua spiccata voglia di curiosare, e quindi di conseguenza di scoprire dettagli che aiutano il vicequestore. I due temi sono all'interno del romanzo, secondo me, equilibrati, che rendono il romanzo molto fluido, divertente, leggero, a volte strappa anche qualche sorriso. A me, onestamente, questa saga non mi delude mai. Io li ho letti tutti, li consiglio per chi ama il genere, quindi veramente ottimo libro, si legge super veloce, io in un giorno e mezzo me lo sono spazzolato, e veramente bellissimo, per me bello. E rientriamo, ovviamente, per me, e vuol dire rientrare nella mia zona di comfort per quanto riguarda le letture, quindi veramente bello, bello, bello. Come invece ultimo libro, vi consiglio un libro che veramente a me mi ha emozionato. Anche se all'inizio, ripeto, ero un po' diffidente, perché mi portava fuori dalla mia zona comfort, ma è un libro veramente che io consiglio di leggere perché è stupendo. Anche questo non ce l'ho in formato cartaceo perché l'ho preso in prestito sempre nella mia meravigliosa biblioteca. Ed è questo qui, che si intitola Tutto il fa riflesso, però un po', vediamo se mi metto qua così, forse così un po' meglio, non lo so. Comunque, il titolo è Tutto il blu del cielo di Melissa da Costa. Ok. Questo è un libro della casa editrice Rizzoli, anno di pubblicazione 2022, quindi recente, e vi avviso subito
è un libro abbastanza spesso, sono 622 pagine, e già questo mi aveva un attimino così demoralizzato un po', ma vi dirò, io l'ho letto anche questo in maniera molto veloce, perché una volta che lo iniziate, entrate proprio all'interno della storia di questi due personaggi, e quindi vi appassiona tantissimo. Almeno, ripeto, se siete persone sensibili, è un libro veramente affascinante. È stato uno dei libri più venduti in Francia nel 2021. Questo è tanto per darvi una notizia in più sulla popolarità di questo romanzo. Abbiamo come personaggi principali un ragazzo e una ragazza giovani. Lui ha intorno ai 26 anni, lei qualche anno in più. Si chiamano Emile e Joanne e diciamo decidono. Non voglio spoilerare quasi niente perché è giusto così. Decidono, diciamo, di fare un viaggio in camper sui Pirenei. Questo, diciamo, è un po' il contesto. Ma diciamo che il libro parla sì di un viaggio fisico, ma parallelamente. E vi fa vivere il viaggio interiore che questi due personaggi vivono e vi dà la possibilità, volendo, di fare parallelamente un viaggio interiore dentro di voi. Questo è il motivo per cui, secondo me, ripeto, quello che vi racconto sono sempre impressioni personali che io ho vissuto durante la lettura di questo libro. Definirlo semplicemente romanzo è quasi è limitante, è molto di più. Vi strappa qualche sorriso, vi strappa qualche lacrima, vi mette gioia, vi mette allegria, vi mette malinconia. Veramente, vi riuscite a fare dentro di voi un percorso delle vostre emozioni. Ripeto, essendo partita prevenuta nella lettura di questo libro, alla fine veramente, cioè, è stato veramente bello. Meraviglioso, ve lo consiglio per chi ama la lettura, per chi vuole fare un passo oltre dal solo leggerlo come un semplice romanzo, lo consiglio vivamente. Dopo è chiaro, sono opinioni soggettive, quindi magari qualcun altro non gli piacerà per niente. Però, diciamo, a me mi ha veramente entusiasmato. Ero contentissima alla fine di averlo letto. E quindi, se decidete di leggerlo, mi raccomando, attendo i vostri commenti, perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Bene, queste erano le tre letture che ho fatto in questo ultimo periodo. Spero che questi miei consigli, queste mie opinioni, pensieri vi possano essere utili per le vostre scelte per i prossimi libri che leggerete. Attendo come sempre anche commenti da parte vostra dove mi consigliate libri da leggere, in modo tale da poter avere uno scambio reciproco di letture. E niente, diciamo. Questo è un po' l'insieme
per quanto riguarda le letture del periodo. Come sempre, ringrazio tutti quanti quelli che mi seguono, ringrazio i nuovi iscritti, i vecchi, tutte le persone che mi mettono i commenti. Il canale pian pianino cresce, mi fa molto piacere. Vi auguro come sempre un buon weekend, di divertirvi, di fare quello che più vi piace, che più vi aggrada. E vi mando come sempre un mega abbraccione di gruppo. Bacetti a tutti quanti voi. Ancora grazie. Ciao ciao, buona lettura, buon sferruzzo. Buon uncinettare, e chi riesce a fare tutti e due insieme ancora meglio. Ciao!